Buonasera, buonasera, state, fatemi un bel applauso, fatemi sentire fin là dietro. Facciamolo più forte, ancora di più. Dai che andate sul By Night. Allora, facciamo un applauso forte a questa grande manifestazione di questa sera. Questa sera un grande spettacolo, lo vedrete poi prossimamente su Studio 100 By Night e naturalmente avrete modo di vederlo, di godervelo direttamente da casa. E questa è una cosa molto importante, avere la possibilità del mezzo televisivo che racconterà il dopo, quello che la gente di casa si è perso, perché chiaramente chi non sta qui nella piazza non ha la stessa sensazione di coloro che lo potranno vedere sul comodamente seduto in poltrona. Quindi diciamo che abbiamo due fasce di pubblico, quella stasera della piazza e quella poi di casa. In ogni caso questo palco è sicuramente un palco che questo fra qualche minuto vedrà la presenza di due grandi protagoniste del mondo della televisione, di una trasmissione così importante, di grande successo, che è appunto Amici di Maria De Filippi, e poi un momento molto importante, un momento conclusivo, una serata scoppiettante che sicuramente diventerà ancora più allegro, gioioso e festoso per quest'uomo che l'ha voluto organizzare, Cataldo di Ippolito, e con la presenza di un grande cabarettista. Lo avete visto sicuramente al Maurizio Costanzo, l'avete visto a Colorado Caffè, è sicuramente una persona allegra, solare. Mi sono piaciuti gli occhiali che c'aveva, magari dopo mi farò un giro pure io, e si tratta di Carmine Faraco, e quindi sarà anche lui qui su questo palco nella seconda parte di questa serata, perché la prima, come vedete dal posizionamento dei musicisti, sta per avere luogo. Signore e signori, sul palcoscenico qui a Statte vi presento Rita e Manola. Yeah.
mille. Amici del By Night, ci troviamo a Statte in compagnia di Manola e di Rita. Buonasera, benvenute su Studio 100 By Night, è una trasmissione notturna, parla dei giovani, del mondo della musica, dello spettacolo. Beh, voi di spettacolo ne avete fatto. Allora, prima domanda, com'è Maria? Beh, dalla nostra esperienza penso di parlare anche a nome di Rita, una persona meravigliosa, disponibile, poi ha una grande capacità di interagire con i giovani, quindi assolutamente impeccabile. Bene, allora voi avete fatto l'esperienza nell'anno 2006, giusto? 2005-2006. Benissimo. Allora, com'è andata, com'è nata, quali sono stati poi i passaggi che avete dovuto sopportare e supportare e poi che cosa vi ha dato Amici, l'edizione di Amici? Beh, allora, intanto è andata bene, abbiamo iniziato io e Manola a provare per 4 anni consecutivamente, a provare questi provini, salire e scendere da Roma, lei no perché stava a Roma, però è andata bene, alla fine belle soddisfazioni, delle grandi emozioni che ci ha regalato questo programma, difficile e tosto, non si vede in TV però è veramente dura. Ecco, qual è la cosa più bella? Guarda, un ragazzo di 20 anni proiettato faccia a faccia con il proprio sogno, c'è cosa più bella? No, noi siamo stati catapultati praticamente in uno degli studi, se non lo studio più grande d'Europa, con 1600 persone che ci ascoltavano, un'orchestra di 40 elementi, per un cantante penso che sia la cosa più bella in assoluto. Le emozioni sono state forti e questo è il bagaglio che ci riportiamo dietro, anche quando facciamo serate tipo questa, insomma. Una grande scuola. Meglio l'arena di Amici o Sanremo? Io preferisco l'arena di Amici, dai. Io preferisco Sanremo, decisamente Sanremo. Perché? Guarda, io sto provando da un po' a partecipare. L'anno scorso ho vinto l'Accademia e poi ce l'ha fatta a Risa. Comunque è stata una bellissima esperienza. C'è poco da dire, per un cantante, perlomeno parlo per me, è un sogno che si realizzerebbe, proprio la ciliegina sulla torta. Non è detto che insomma, il tempo chissà, c'è ancora, quindi voglia, la strada è lunga. Per te invece no? No, vabbè, sì, ovviamente Sanremo è il sogno di tutti, cioè è proprio, non, diciamo, non è l'arrivo, però comunque è un punto dove tutto parte abbastanza bene, diciamo, però sì, Amici è grandissimo, cioè un'esperienza grande che ho provato sulla mia pelle, poi ho fatto anche il Festival Bar, quindi sono stata all'Arena di Verona, meglio di quella ancora meglio, però sono una bella esperienza. Poi adesso siamo in tour e Manola insieme, quindi siamo in Puglia, Calabria, Basilicata, quindi speriamo che la gente verrà ad ascoltarci. Ciao! Come va? Vi divertite? Almeno fino adesso, meno male, va. Che bella piazza, vero? È una bellissima piazza, bella è un eufemismo. Mi fate sentire un urlo? Meglio di così si muore, no? Possono fare di più però. Allora il nostro 3. Vai. 1, 2, 3. Bello. Grande. È un piacere stasera cantare per voi. E a questo proposito? A questo proposito cantiamo una bellissima canzone di Laura Pausini, sì. È vero? Assolutamente. Che la conosceranno penso tutti. Tutti. Vai, ve la dedichiamo. Se bastava respirare, solo respirare un po'. Fino a riprendersi ogni battito e non cercare un attimo per andar via, non andar via, perché non può essere l'abitudine, dicembre senza te. Chi resta qui spera l'impossibile e invece no. Oh,
questa vostra unione come va? Bene, bene. Beh, ogni tanto... Perché vi guardate? No, ci guardiamo perché ogni tanto qualche disguido c'è, è normale. Tipo... Quando una persona si vuole molto bene, quando due persone si vogliono molto bene è normale. Provate a litigare un attimo, vediamo. Vabbè, no, dai, sono spontanee, no, litigate. Non litigate mai. Non litighiamo, però magari nascono a volte dei fraintendimenti che poi non si chiariscono e si arriva... Provate a litigare un attimo, in esclusiva. No, in realtà noi siamo litigate, però. Ah, avete già litigato. Non si vede, no, siamo litigate da un po', però non allora, si vede. Facciamo una cosa, per un attimo, 30 secondi, dille quello che pensi che non le hai detto prima quando magari lo potevi dire. Ma così non so, Non ci vede nessuno, ci abbiamo 25 minuti di telespettatori. Vai, vai. No, forse a volte non sei chiara. Non devi guardare me, devi guardare lei. No, guarda, io sono molto testarda, sono molto... Ma parla con lei. Sono molto testarda, sono molto orgogliosa, quindi quando mi faccio le mie convinzioni è difficile che poi apra spiragli. Diciamo che smusserò gli angoli, eh? L'importante è provarci. Di solito chi va Maometto dalla montagna? Maometto! Chi va Maometto dalla montagna o la montagna? Ma guarda, siamo due persone abbastanza orgogliose, quindi nessuna è mai andata dall'altra. Esatto. Vi fermate a metà strada. Sì, parco, cantiamo insieme e poi. Beh, vabbè, capita certe volte. Ma magari stasera. Però poi... ci vogliamo molto bene, oh, questo, okay. Questo no, lo posso dire. Sì. Beh, datevi un bel bacio, dai. A voglia. Carine, due vecchie. Che antiche. Antiche, vabbè. Allora, a parte questo, dove va la musica? La musica parte dal cuore e arriva nelle anime. Meglio di così. E quando siete sul palco, dove va? In mezzo alla gente. E la gente come, questo feedback come funziona? Funziona alle volte bene, a volte un po' così e a volte male. Dai, su con le mani! Mi voglio sentire! Dovete fare un po' di confusione, ok? I say you really.
Qual è stata la cosa più carina che mi hanno detto? Ma di cose carine ce ne sono state centinaia, però quando una persona che non conosci ti dice cavolo, ma hai emozionato, mamma mia, è il più bel complimento che si possa fare ad un artista, credo. La cosa più brutta? La cosa più brutta è quando ti dicono un'emozione. Esatto, il contrario. E quindi la senti dentro, in negativo. Ma allora, punto primo, dipende chi te lo dice. Esatto. A me mi hanno criticato tantissimo su questa cosa da amici, mi dicevano sai non emozioni, però alla fine erano persone anche gente ignorante, quindi alla fine non è che mi scivolava un po', però devo dire che un po' ci rimanevo male. Della serie non ti curare di loro, ma guarda e passa, forse è meglio. Allora, poi il mondo è bello perché è vario, per cui a qualcuno puoi piacere, altri no, ben venga, esatto, ben venga le critiche purché siano costruttive, no?
adesso cosa accadrà artisticamente parlando? Diciamo che è un po' dura. A me hanno fatto una proposta lavorativa, però prossima settimana saprò che fare. Non ci può dare un'anticipazione? La scaramanzia no? No. Ok, te? Io riproverò l'Accademia quest'anno e condurrò un programma musicale su una rete locale che prenderà tutto il Lazio e metà Campania, quindi i progetti ce ne sono tanti. Musica sempre al centro comunque. Ce la fate un duetto a cappella subito, veloce così, una cosa... Vai. No, guarda, io queste cose le ripeto. Dai! Scusa. Sei un pessimo presentatore. Esatto, vabbè, sei un pessimo presentatore. Voi non siete capaci di fare quello che vi ho chiesto. Vai. Come facciamo quella di prima? No. Forse è tardi, forse invece no. Allora c'eravate. No. Quindi non sono proprio così pessimo come mi avevi definito. No, beh, dai, no, dai. È andata, dai. Bene. Allora, adesso la nostra trasmissione si chiama Studio 100 by Night. Andiamo di notte con una fascia... Di giorno, con gli speciali. Se te lo sei meritato, ti metto anche questa clip di giorno. Se te lo sei meritato, devo vederti sul palco. Ah, vabbè, allora me lo merito. Lo meriti? Scontato. Vabbè, allora ci salutate gli amici di Studio 100 by Night? Assolutamente sì. Come lo salutiamo? Un bacio, un abbraccio, una buona visione, un'ottima visione con noi due. Gli amici di Studio by Night, Studio 101 by Night. 101 Studio 100 by Night. Io anche a me viene 101. Io ho aggiunto uno in più. E no, 101 no, lo togliamo. 100, lo togliamo. Basta, il numero pieno. Vai, vai. Ciao gli amici di Studio 100. Ditelo cantando. Se... No, è difficile. Difficile. Un saluto agli amici di Studio 100 by Night. E mando un bacio. Sei capace di dire buonanotte by night, vediamo. Buonanotte by night. Buonanotte by night. Good night by night. Vai, su quegli accendini, cellulari, facciamo un po' di atmosfera. Questo giro tondo ora di me. E vai. Chi si volta adesso e si fa. So per certo mio, mi sono fondata anch'io. Per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo che se tu non ci sei più, se tu non ci sei più, e dimmi
Allora, siete pronti? Oh! Oh! Forza, 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 forza! Oh! Signore e signori! Alle ore 23 e un minuto arriva sul palcoscenico di Statte l'uomo Deus Ex Machina. L'hanno visto a Colorado Caffè, l'hanno visto al Maurizio Costanzo e adesso ve lo pappate tutto d'un pezzo. Signori, Carmine Farago! Grazie anche a voi. Se volete rimanere, se vi carenno, coppo filo lo basso. Non mi hai visto tu? Se vi andate a farne per te, o filo più lungo devi tenere. Se faccio un canna per te. Ragazzi, questa è secondo me la musica con la M maiuscola. Negli anni 60-70 nascevano appunto i Deep Purple, Pink Floyd, Genesis, AC/DC, Dire Straits e tanti altri, e contemporaneamente in Italia Orietta Berti. La domanda non è chi è, no, la domanda è perché, perché Orietta Berti è toccata a noi. Una che ti fa una canzone finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare, come cazzo cammina sta barca? Il seguito non è da meno quando ti dice: quando l'amore viene il campanello suonerà. E entrava nessuno, perché tu sei in da barca. Vi ricordate per esempio Gianni Morandi, quella canzone? Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha, e un figlio ti usciamo rubato. Me lo prendi papà? E lui sì, fammi avere, piglio il gufo a coppa all'albero. Banane, lampone, chi c'era con te, o fruttaiolo. Ma perché devo sopportare gente come Massimo Di Cataldo, che ti darà la sua mano, a chi darò la mia mano? A chi ha te la mano, tu sei? Guarda che se l'hai lasciata, sei rimasto solo, la mano ti serve. Hanno capito, eh? E Marina Rei, la canzone era, si titolava Primavera, circa 10 anni fa. Na 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 na, è la primavera, è la primavera, è la... Che ti fa due palle che viene l'autunno.
poi finalmente comincia anche solo sabato mattina ancora a scuola, tieni 40 anni che fai a bidelli. Io per esempio, allora, il Festival di Sanremo, l'ultimo Festival di Sanremo, sezione giovani, è stato vinto da Arisa, vero nome Rosalba Pippa. Cioè tu devi pensare che nel 2009 la sezione giovani di Sanremo è stata vinta da una pippa. Oddio, è una prima volta, insomma. Mi ricordo pure quando vinsi i Neri per Caso, quelli erano bravi però, Neri per Caso bravi, peccato che ci hanno rubato gli strumenti. E Neri per Caso, e vaffanculo compra una chitarra, no? L'ordine che cantano a cappella, pure secondo me. Poi è arrivato Marco Carta. Per piacere, se non volete ridere non ridete, ma a me mi sta coppia in palla. Una che ti fa una canzone, ci vuole coraggio, chi se te va? Aprire gli occhi e ritrovarti qui, e risvegliarsi mani nelle mani, chi si svegliava così? Ma con chi ha dormito? Con giù a scasella. Poi c'è stato l'erede universale riconosciuto di Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, eh? Oh, pensasi, Marco Carta fa una canzone insieme a Sal Da Vinci. Carta e Vinci. Sal Da Vinci, la canzone era bella, però non si capisce niente, niente! Ha scritto in codice. Codice Da Vinci. Non riesco a farti innamorare più di me, se devo perderti, se devo arrendermi. Stasera porta pure il vuoto via con te. Ehi, e butta pure la munnezza. Mi raccomando però, il vetro nel vetro, Marco Carta nella carta, o festival in Doces. Fate pure gli applausi. Ah, li fa, beh. Lo so, poi è arrivato Povia ha cominciato con i bambini a rompere palle ai bambini. I bambini fanno, si va a Napoli, i bambini fanno, ehi, state zitto! Ha proseguito con i piccioni, più o meno come fa un piccione, l'amore sopra il cornicione, ah sì, è comodo, eh? Deve essere una nuova posizione del Kama Sutra. Caro, come lo facciamo stasera? Pecora? No, stasera mi piace un piccione. E meno male perché l'altra sera l'hanno fatta ippopoto e sono capitato sotto. Luca era gay e adesso sta con lei. Prima stavo con piccione però. E l'anno scorso, allora io lo so bene che uno si fa un mazzo così per partecipare al Festival di Sanremo e magari vincerlo, e dopo un anno nessuno si ricorda chi ha vinto l'anno scorso il Festival di Sanremo. Chi ha vinto? L'anno scorso, chi si torna? Cefalo. Gio di tonno si è ricordato solo un pesce e basta. Ora così, Gio di tonno e Lola Pons. Lei era bella, infatti lui quando cantava faceva bella, 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 cerco scampo anch'io. Cerchi scampo, ti chiami di tonno, sei mezzo scorfano. Ci manca la cozza che faccio in mano sul pepesce. E poi c'era quello che mi piace proprio, esagero. Ah, fanno pure gli applausi. Ma l'hai pure giù, mia spogliarelli stasera. Ragazzi, io non ho capito le luci, dove cazzo mi già mettere, ma avessi a mettere qua. Ci ha messo il pianoforte e mi avessi a mettere qua. Ma qua come cazzo faccio a suonare? Ma mette qua.